Bella, sì, Firenze. Santa Maria in Fiore, la terza cattedrale più grande del mondo. A noi non ci importa niente perché vogliamo mangiare. Cane meraviglioso. Non è vero, arte ci interessa parecchio, ma per quella sto facendo un video con questo iPhone storto. Oggi invece noi siamo qui per prendere la mondezza insieme ai signori che stanno a Passamo. Quindi lasciamo l'arte all'iPhone e invece alla Sony che ha in mano adesso Francesco, diamo l'arduo compito di decidere i piatti tipici di Firenze a 5 euro o meno. Dove stiamo andando adesso? Beh, nel 2021 la regione toscana, il comune di Firenze hanno fatto un contest per la migliore schiacciata dolce di Firenze. E noi andiamo al secondo classificato. No, andiamo al primo classificato. La pasticceria Serafini. Sai che mi stavo a dimenticare? E nei commenti, la prossima puntata, Napoli o Bologna. Scrivi o Napoli o Bologna. E comunque sta serie mi piace troppo, 4000 like e la continuiamo perché è proprio bella. È divertente. Ti stavo dicendo, Serafini, schiacciata dolce. Un dolce in realtà veramente farina, zucchero, latte, scorza e succo d'arancia. Zucchero al velo sopra, cacao spesso per fare proprio il simbolo di Firenze. Mo vedi che intendo. Il giglio. E siamo arrivati qua. Questa qui è la schiacciata che ha vinto appunto il premio di miglior schiacciata dolce del 2021 di Firenze. Cioè in versione classica e in versione con crema chantilly farcita. Io la chiamerei chantilly. 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 Lorenzo, il naso bianco. C'è un profumo buonissimo, me lo sento proprio nel cervello. No, il profumo è veramente buono. Adesso andiamo al taglio. Vieni da vicino che così, guarda. Ma visto che sta lavina di zucchero, vero? Ci volevano mettere lo schipasso. Molto buona, a parte il gusto, ma vanigliato, ma non è troppo spumoso, non è la cheesecake giapponese. Riesce comunque a avere la crosticina un po' sia sopra che sotto e poi ha una consistenza abbastanza decisa, non è che non si arrende subito al dente, oppone un po' di resistenza, è proprio quella resistenza che fa sprigionare questa botta di gusto incredibile. Vedi che comunque è durina. E io quando la vedo così magari mi aspetto che sia stoppacciosa, poi invece no, perché è proprio il perfetto connubio tra morbidezza e resistenza. È la versione dio del Kinder fetta al latte, senza la fetta di latte. Ma qui c'è la crema chantilly. Oh, forse si chiama Kinder Paradiso. Kinder. Capito qual è? Siamo due scemi, è il Kinder Paradiso, non è il Kinder fetta al latte, c'è ragione. Regia, mi guardi qui che ci hanno dato il bordo. Ma guardi che delicatezza. La vedi la crema chantilly come invitante, regia? Ti posso dire, io ho assaggiato quell'altra e per questo ho un'aspettativa stellare. Sta esplodendo. La crema sembra perfetta, guardala. È una waifu di crema. E quando parlo... No! Soy il fuoco latino, soy l'acqua che scorre. Non è che sento le uova, sento proprio la gallina che le ha deposte. Ma proprio sì. La crema, ma tu non sai il sapore. Ma io non ti ho detto il prezzo. Questo video si chiama cibo tipico a Firenze a 5 euro, va bene. Ma secondo quanto abbiamo pagato per queste due fette? 4,50 euro. 4,50 euro a fetta ci sta. E no, caro mio, perché questo è un tappeto Cation. No, 4,50 euro tutte e due. Guardi che viene tipo 2 euro a fetta. Cioè, regà, ma 2 euro a fetta, questa è una cosa. Questa è proprio la cosa che viene un americano, ti fa il marketing e ti arriva 8 euro a fetta con accanto il cappuccino brutto, il zozzone ignorante. E poi diventa 10 volte meno buono. E diventa così, sì, tipo Pompi. Pompi me l'hanno ammazzato, che gli hanno fatto, ragazzo mio. Pompi era buonissimo. Mamma mia, c'erano la ragazzina re di Roma, vabbè, niente, lascia fare. Gli occhi del Vietnam. Nel 1925, in viale Edmondo De Amicis, un signore di cognome Pugi apre un forno. Poi il signore muore ed è proprio il figlio a prendere le redini del forno, Marcello Pugi, un giovane di 92 anni adesso, che è sposato con la moglie Piera, ha cresciuto generazioni e generazioni di fiorentini con le sue schiacciate all'olio. Oggi quindi Pugi ha varie sedi per Firenze, ma noi andiamo a quella storica, è proprio da sta parte.
l'abbiamo, andiamo a trovare un posto per sederci. La schiacciata di Puggi, la classica, che calda, avvicinati. Bellissima. Hai sentito il rumore? Religiosa. Religiosa, fa il rumore che se baci la donna dei tuoi sogni o l'uomo dei tuoi sogni in una chiesa, l'eco produrrà questo rumore qui. Che donne strane che frequenti. Ecclesiastiche. Qua ci sta una striscia di olio che con questo sale grosso così, guarda. Dimmi che hai visto la pozzanghera di olio. Guarda, eccola. Sul palato ti rimane questo retrogusto di sale grosso e olio, che è qualcosa di spettacolare. Ma mo la schiacciata farcita di Puggi. Più un pezzo di pizza, perché volevamo assaggiarlo. Eccola qua. Lei è la prescelta. Qua ci abbiamo prosciutto e funghi. Qua ci abbiamo prosciutto e carciofi. E mo ti dico il prezzo. In media, una fetta così di schiacciata di Puggi viene tra i 3 e i 4 euro. Questa in particolare è costata 3,47 euro. Guarda il rumore. Lo so che è un ossimoro, guarda il rumore, ma... Lorenzo, puoi ringraziare la signora che, dopo che aveva fatto tutto il prezzo e pesato tutto... Sì, gli ho rotto le scatole, ho detto, me la pesa, mi dice quella proprio nello specifico quanto viene? Perché è al chilo, proprio come un forno, no? Quindi mi ha detto, ma come no? Anzi, insomma, la signora. Unica cosa che forse mi può far pensare è che consistenza, sapore della schiacciata è assurda, Puggi tutta la vita. Ma la farcitura, fra... Forse la farcitura vince un po' l'antico vinaio. Beh, assaggiamo e vediamo. Per ampiezza, cioè alla fine da Puggi ci sono 3 schiacciate. E questa più quella, più la vuota, più quella col prosciutto e formaggio. Basta, sono solo questi 4 sapori. Namo. Perché? Avrà, è troppo buona. Afra, è troppo buona. Raga, ma guarda il dentro. Però dai, c'è la farcitura, non è... Sì, ma nel senso, magari voglio mettermici la bresaola, che ne so. Oppure, dai, ci sta la sbriciolona. La sbriciolona... Assolutamente. Dai. Hai ragione. Però, oh, la Cappella Sistina della prelibatezza. Nel senso, ma... Mo' assaggiamo la prosciutto e funghi. Volevo dire carciofi. Da prosciutto e carciofi. Volevo anche dire che in questo momento la mia vita ha un senso. La funghi era più buona. La funghi era proprio più buona. A me... Ma è proprio... Cioè, nel senso, è la prima volta che mangio una schiacciata e mi gusto proprio la schiacciata in sé. Di solito alla fine vincono sempre le farciture. Sono le farciture che ti fanno godere bene. Invece stavolta è quasi il contrario. La schiacciata mi piace un sacco e direi, ma guarda, mannaggia la... Vabbè. Comunque, ho capito, oggi abbiamo capito perché Puggi è una sicurezza a Firenze. E tutto a meno dei 5 euro. E mo dove andiamo? Adesso andiamo a mangiare l'Ampredotto. E però mo te becchi una storia abbastanza particolare. Sì, a Firenze ci stanno i migliori posti per mangiare l'Ampredotto, sì, la gente ci litiga, sì, guarda, quello per me è migliore, sì. Fra io ci abbiamo il nostro preferito, quindi ti portiamo a quello. No, ma siete andati a uno brutto. Però c'è la storia. Dici, magari è banale. Magari è banale. No, forse non è banale. È che spesso quello che piace a noi non è considerato tra i migliori. Però noi ci ha fatto innamorare. Perché? Parte tutto da Francesco, che va in vacanza con la famiglia a Firenze. E perdendosi un po' per le vie, gli appare davanti gli occhi sto posto, l'antico Trippaio. 2 anni dopo, qualche mese fa, io e Fra andiamo insieme a Firenze. Fra mi dice, ma sai che qua con la mia famiglia ero venuto e ho mangiato il Lampredotto. Il Lampredotto è una parte dello stomaco dei bovini, l'abomaso. Quindi quella parte cotta è il Lampredotto. E quindi Fra dice, stavo qua a Firenze con la famiglia, sono stato veramente bene. Si chiamava Antico Trippaio. In 200 metri succede questo. 1. Incontriamo Nicolò Balini di Human Safari a Firenze in giro a caso con l'amici che mangiava la trippa. 2. Troviamo proprio l'Antico Trippaio senza averlo cercato praticamente. Fra faceva, può essere qua, non lo so, boh. 3. Ci sediamo, ci prendiamo il bicchiere di vino e ce l'hanno offerto pure un altro. Ci siamo messi là a mangiare. Intorno il silenzio, la pace, il panino col bollito era qualcosa di divino. Costava niente, siamo stati troppo bene. Da quel giorno sì, abbiamo provato altri posti, sì, siamo stati in giro, ma quello ci è rimasto nel cuore. E quindi andiamo là. Vedi, ti fai qua, avviare cerchi, arrivi qui. Vabbè, lunedì dai. No. Però in realtà anche l'altro posto dove dobbiamo andare, che non ti dico ancora qual è, apre di martedì e non di lunedì. Oggi è lunedì. Quindi direi che rimandiamo il finale di sto video con questi due posti a domani.
Ci vediamo tra 24 ore, un po' meno. A dopo. E eccoci qua, al secondo giorno, vestiti come due carabinieri, per presentare le ultime due cose tipiche da provare. Una in realtà ce l'avete scoperta, cioè vorremmo andare all'antico trippaio dopo, però aspettiamo pranzo. Intanto ti porto a fare colazione. Il pan di ramerino. Che cos'è? Tipicamente prima della Pasqua, di solito, in quasi ogni paese. Io per esempio, per caso, i miei erano in vacanza, sono lì in Umbria, no? Prima della Pasqua i parroci benedicono il pane e lo portano di casa in casa. È un gesto molto simbolico, quindi di solito questi panetti hanno spesso delle tradizioni legate proprio al posto dove si mangiano. Mi stanno a venire a portar via perché sto a parlare del cibo di Firenze senza essere Firenze, è finita. Mi hanno schiamato e vabbè, dai e dai. In particolare a Firenze col pan di ramerino troviamo un panetto di pane con uva passa, spesso bianca, lo zibibbo, e il rosmarino. Io ci vado a rota di uva sultanina, quindi sarà veramente un bel momento. Ma hanno detto, ci hanno detto, perché io non l'ho mai mangiato, che il migliore è quello del panificio Palatresi. Un saluto agli amici del panificio Palatresi. Tra 10 minuti siamo arrivati. Vamo. Tiriamolo fuori. Guarda che bello. Vedi sia l'uva che il rosmarino. E sa sia d'uva che di rosmarino. C'è questo profumo delicato di dolcezza e pure l'aroma del rosmarino che ti riempie le narici. Vabbè, andiamo a trovare un posto romagnallo. Ah, 1,50 euro, hai capito, sì? Mazza quanto è grosso per 1,50 euro. Sì. Ma sta cosa è proprio premium, fra. Cioè sembra che l'ho pagata tipo, boh, 6 euro. Guarda che roba. Sembra uno di quei dolci, per dire una bestemmia, ma uno di quei dolci che tendono in Giappone con la scatolina tutta bella, col fiocco che la apri. Senti il rumore, davvero, senti. Aspetta, fermati, fermati. Non credo tu lo possa sentire, ma se faccio così senti proprio la crosticina che sfrigola. Namo. Sembra focaccia rosmarino con l'olietto e tutto. Ma che uno si sia sbagliato, al posto del sale ci abbiamo messo zucchero e l'uvetta. E però dice, oh, buona, la rifaccio. Se io te la faccio così, davvero sembra focaccione. Poi però arriva la botta di uvetta, guarda quanto bella, guarda. 1,50 euro, mentre passeggi sul Lungarno con questa, ma che vuoi di più? E mo, Matteo, per favore, musica epica in sottofondo, mettimela qua. Mo abbiamo, Matteo l'hai messa? Abbiamo lui, non il bambino che corre, l'antico trippaglio. E eccoci qua. Allora, cominciamo col panino col bollito e il bicchiere di vino rosso. Vino rosso? Qui c'hai Roberto e Maurizio, che da in famiglia hanno questo luogo per vendere la roba da circa 150 anni sulla carta. Poi vabbè, qua vicino ci sta la casa di Dante e già al tempo si raccontava di come si venisse su questa via, proprio attaccata a via dei Cerchi, per mangiare la trippa, che era roba da poveri e quindi si distribuiva così lungo le strade. Lui è Roberto. Maurizio! Maurizio è lui. Questo qua viene 5 euro preciso. Il profumo è quello di una nuvola che scende dal cielo e decide di fare un figlio con te. No, va bene. Guarda il sale. Te lo alzo anche per farti vedere bello. Guarda che pezzo di carne. La carta di sera lì, non mentre mangi c'è lui che armeggia. Questa è la cosa che ti fa emozionare qua. Ora andiamo a assaggiare anche all'amprirotto, ma prima ti racconto un po'. Il bollito, a parte che dà tantissime opportunità, proprio perché poi l'acqua la puoi riutilizzare, puoi bollire praticamente qualsiasi cosa, ma la sua forza è il fatto di essere arricchito qui con salse. Per esempio qui la salsa verde, che mo te la racconta proprio Roberto. Sì, sì, viene fatta a base di prezzemolo, olio, cetriolini, capperi, acciughe, aceto e un po' di aglio e cipolla. Questa è la salsa piccante? La salsa piccante, fatta con il nostro peperoncino di produzione nostra e l'olio nostro sempre
i nostri olivi. Andiamo avanti col panino con l'ampredotto. E mo il panino con l'ampredotto. Ti ho già detto che se l'ampredotto. Mio Dio, 44. 5 euro. Ah, raga, c'è un po'. Famiglia, si sta strippando. Buono. Quanto è buono, quanto è buono. Ma poi caldo, trovando così caldo. Perché non fanno un fast food fiorentino da qualche parte? No? Boh, a Roma, eh. Il lampredotto può piacere o non piacere, nel senso di consistenza è abbastanza viscidello. Poi se pensi appunto una parte dello stomaco lavorata, magari non è per tutti. Personalmente io e Fra ci piace. Ti dà una forza che potresti fare qualsiasi cosa, potresti andare a ammazzare i panda. Ti dicono, sei pronto a tutto. Ok, e detto questo... No, noi finiamo i panini ma sta a finire il video. Andiamo a strodaccia in piazza della signoria. Insomma, a finire di mangiare. Ed è bello perché si fermano qua le guide turistiche per raccontare la storia dell'antico trippaio. Della trippa in generale. E quindi, con questa bellissima Firenze, che è un po' come se Roma Nord avesse ottenuto l'indipendenza. Spero davvero che sei riuscito a godere. Sei riuscito o riuscita? Che brutta sta cosa. Dell'impossibilità di comunicare direttamente in base al genere sessuale in cui ti ritrovi o in base all'identità di genere che riconosci in te. Firenze, una città meravigliosa, con cose meravigliose, con cibo meraviglioso. Grazie mille per aver viaggiato con noi fino adesso. Ci vediamo al prossimo video. Scrivi qua sotto se c'hai prossime tappe, prossimi video da consigliare. Ci vediamo su Instagram, TikTok, per ogni cosa. Su Firenze usciranno anche Wiki Vlog, in cui vedrei un po' il dietro le quinte e un video sulle truffe di Firenze che stiamo per andare a girare adesso. E detto questo, bella zi! Speriamo che non ci meno.